mai visto, io non le ricordo. No, allora è partita così, e questa purtroppo l'abbiamo vista più volte, con i petardi in campo, con l'arbitro che è costretto a sospendere la partita per il lancio dei fumogeni. Queste immagini purtroppo ci ricordano anche quello che era successo proprio a Marassi nella partita tra l'Italia e la Serbia. Per fortuna non ci sono state delle manifestazioni così violente come accadde in quella occasione, però certamente non sono immagini edificanti queste. Ripetiamo, l'arbitro ha dovuto sospendere la partita mentre i tifosi abbandonavano per contestare lo stadio. I lacrimogeni, i petardi, avevano provocato ovviamente la sospensione per l'impossibilità anche di vedere il campo, non era praticabile da questo punto di vista. E allora che è successo? Marco Rossi, il capitano, è andato a parlare con i tifosi, con gli ultra. Noi, mostrando queste immagini, crediamo che potranno anche essere acquisite per accertare le responsabilità, certamente. Non erano nascosti in volto questi tifosi. Alla fine, comunque, questi tifosi, chiamiamoli così, sono questi padroni dello stadio, perché a un certo punto sono diventati padroni dello stadio, perché le forze dell'ordine erano lì, evidentemente avevano come strategia quella di fare la cosa più indolore per mantenere l'ordine. Questi 50 poco più proprietari dello stadio, padroni dello stadio, hanno chiesto ai giocatori di togliersi la maglia, di sfilare sotto quel sottopassaggio senza la maglia. Chi ha preso l'iniziativa? Sculli, che è andato a parlare con il capo dell'Ultra. Si sono detti una cosa all'orecchio, dice: fateci continuare la partita. Guardate, questa è la cosa più allucinante, cioè alla fine complimenti alla personalità di Sculli. Sculli è andato lì e ha preso una decisione per tutti, la decisione che probabilmente doveva prendere le forze dell'ordine, non lo so chi la che poi se ti ricordi anche nella partita contro il Cesena, dove era arrivata la contestazione, accanto a Marco Rossi c'era stato proprio Sculli, con veemenza ad andare a parlare con i tifosi. Però che si arrivi ad una decisione perché c'è questo colloquio è allucinante, non da parte di Sculli ovviamente, che va elogiato, però poi erano sopra il tunnel dal quale escono i giocatori per andare in campo. Non andate via, vedi, Sculli a questo punto si gioca, si continua la partita. In pratica, io non so se, io non ho mai visto una cosa del genere. Ricordiamoci, fu un derby di Roma che si venne fermato perché c'era la notizia poi rivelatasi falsa di un bambino morto. Ecco, in quel caso entrarono in campo dei tifosi, parlarono con i capitani delle squadre, impedirono in pratica la disputa della partita. Anche lì comunque non era comprensibile, non era giustificabile. Anche lì probabilmente c'era stato qualcosa che era mancato da parte delle forze dell'ordine, ma questa volta ancora di più. Sì, hanno chiesto a tutti di togliersi la maglia, una cosa incredibile. Sì. Poi le maglie sono state riconsegnate con Marco Rossi in versione magazziniere per ridare le maglie ai compagni. Comunque è intollerabile, ecco, che ci sia poi il potere concentrato in poche persone. È intollerabile, ma non lo diciamo soltanto per i giocatori, che poi alla fine, capito, molti di loro si piegano. È intollerabile anche che le forze dell'ordine consentano una cosa del genere. Ecco.